Padre Damiano, ogni mese ci informa attraverso la vostra newsletter sulle condizioni del Libano, ma soprattutto dei profughi, delle persone di cui vi prendete cura costantemente, ogni giorno. Dopo l'esplosione che c'è stata a Beirut, la situazione è peggiorata ulteriormente. Quali sono le condizioni in questo momento dei vostri assistiti? L'esplosione al porto ha fiaccato veramente il morale della popolazione libanese, sia per l'incredibilità di questo evento, un materiale lasciato lì, ecco, con grandissimo rischio, nel quale almeno la popolazione non era a conoscenza. E a distanza di un mese è ripreso un'altra volta l'incendio nella medesima zona, e questo non è altro che il culmine di un periodo iniziato all'ottobre scorso, con la grande svalutazione della moneta locale rispetto al dollaro, che ha perduto l'80% del potere di acquisto. Quindi tutto questo crea le condizioni di un dopoguerra nel paese, anche se di fatto non c'è stato nessun conflitto, ma la carestia che ora stiamo vivendo, ecco, è il medesimo effetto di una guerra civile. E i poveri sono sempre più poveri. Esattamente, questo è un percorso che sta coinvolgendo tutte le classi medie. Se un ingegnere mi diceva che il cambio dell'olio della macchina gli costava 500.000 lire su uno stipendio di 1.200.000, ecco, i più poveri sono veramente a un rischio fame. Save the Children parla di 500.000 bambini a rischio di sopravvivenza da ora fino alla fine dell'anno nella zona di Beirut. Come possiamo aiutare noi da qua? Sicuramente è sempre attraverso i canali che voi avete utilizzato, e ringrazio tantissimo, ecco, il Vescovo, Monsignor Simone Giusti, per la vicinanza che ha sempre dimostrato, attraverso anche il vostro giornale online che ha fatto conoscere tanti amici che poi questa sera sono presenti nella testimonianza qui alla parrocchia di Sant'Agostino, che voi, ecco, avete anche ricordato. E la costanza di questi piccoli segni che rappresentano pasti e medicine. Indo come sta? Questa per noi è il grandissimo segno, perché questa non ha più nessun segno di glioblastoma multifocale, del quale aveva un'altissima probabilità di recidiva. E poi il suo rapporto con noi, soprattutto della sua famiglia, ci ha permesso tantissimo di poter aiutare persone anche davanti a queste manifestazioni a superare tutti i disagi e non avere contrasti, ecco, con le altre appartenenze, cosa che tutte queste manifestazioni, che questo impoverimento vuol portare, come è avvenuto negli altri paesi arabi. Voi assistite cattolici, tutti. Tutte le razze, tutte le religioni. A condizione però che facciano un cammino formativo con noi, cioè che siano capaci prima di tutto di mettere a disposizione i doni della creazione che tutti abbiamo. Ecco, quindi il dono della parola, un modo saggio di parlare, il tempo per la comunità e il cuore per il perdono. Chi è disposto a fare questo attraverso i segni, allora poi il cibo rimane anche per loro. Ed è un cammino alla moderazione che tutti possono avere, perché il messaggio è un messaggio per tutti di convivenza pacifica.